Prima di iniziare il video, fai un salto su fandomia.com e fai il tuo acquisto con il codice sconto JAX dal link in descrizione e nei commenti. Finalmente, finalmente, ce l'hanno fatta, non ci posso credere, ragazzi, ci sono arrivati. La Sony ha ufficializzato la serie TV su Spider-Man Noir. Ma finalmente un progetto interessante. Finalmente, quindi praticamente la Sony ha intenzione di fare le serie sui vari Spider-Man e i film sui nemici. Scelta comunque un po' strana, però ragazzi, la serie su Spider-Man Noir, Madonna, finalmente una cosa interessante. Mi ha sempre incuriosito questo personaggio e quindi ora lo approfondiremo con una serie che ovviamente a questo punto chissà quando arriverà, perché sarà una appena annunciata, vuol dire che i lavori sono praticamente agli inizi, molto molto all'inizio, magari la produzione inizierà a breve, questo ancora non si sa, ma tra qualche anno avremo la serie su Spider-Man Noir. Veramente molto contento. Questo personaggio fin dai tempi di Spider-Man Universo, ma anche dai giochi, mi ha sempre incuriosito e finalmente potremo approfondirlo. Alleluia Sony, alleluia. Sia veramente lodato il Signore, il cielo, tutto quello che può essere lodato, perché veramente stavano arrivando solo annunci orribili, brutti, schifosi. Finalmente Spider-Man Noir, un progetto interessante. Spider-Man ambientato nel 1930. Che cazzo di figata sarà? Sarà una cosa completamente diversa dal solito Spider-Man, una cosa completamente nuova, fresca. Finalmente, finalmente, speriamo che però qualcuno di capace ci lavori per quanto riguarda la sceneggiatura, altrimenti siamo sempre punto a capo. Però, già che sia un progetto interessante, quantomeno, è una cosa positiva, meno male. La serie su Silk, che avevano già annunciato invece da parecchio, non si sa quando arriverà, arriverà sempre su Amazon Prime, ma non si sa quando. Sono, boh, un anno, 2 anni che hanno annunciato questa serie, ma ancora non si sa nulla. Però almeno, ragazzi, ripeto, abbiamo un progetto interessante. Finalmente, non se ne poteva più di Morbius, il Muert, tutte queste merdate qui. Finalmente abbiamo qualcosa di buono. Serie che chissà quante puntate avrà, ma per come sono gli standard oggi, massimo 10, non più di 10, o magari qualcuno in più o qualcuno in meno, però più o meno saremo sicuramente là. Su un'oretta, 40 minuti, più o meno ormai lo standard è questo. E che dire, ragazzi, veramente contento, alleluia, speriamo che non sia una vaccata, però speriamo che non facciano puttanate, altrimenti per quanto un progetto possa essere interessante, se me lo fai col culo, non è che sia una grandissima roba. Detto questo, quindi aspettiamo altri aggiornamenti, altre info, ma ci vorrà parecchio, però intanto abbiamo un annuncio interessante. Serie TV su Spider-Man Noir, alleluia, ragazzi, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, fate un tanto su Fandomio. Con lo sconto Jackson, ah, su Fandomion trovate la maglietta, la felpa di Spider-Man Noir, tra l'altro, se volete. Quindi, con lo sconto Jackson, e ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.